Con la donazione del terzo defibrillatore a Gallicano si completa il progetto dell'Associazione Amici del Cuore Valle del Serchio, iniziato sotto la presidenza di Guglielmo Donati con la consegna dei primi due defibrillatori. Il primo, donato a Coreglia e posizionato in Piazza delle Botteghe a Piano di Coreglia, e il secondo al Comune di Barga, che è stato installato in Piazza 4 Novembre a Fornaci. Martedì, con una bella cerimonia, si è proceduta alla consegna del terzo defibrillatore. Per l'occasione gli sbandieratori di Gallicano hanno anche regalato un breve spettacolo. Poi c'è stato il taglio del nastro e la scopertura della teca donata dall'associazione Laringo di Gallicano, che ospita lo strumento salvavita. Agli amici del cuore della Valle del Serchio oggi sono orgogliosi di essere qua con l'amministrazione comunale di Gallicano e con le associazioni per l'inaugurazione del defibrillatore, il terzo, che lo scorso anno fu acquistato per i comuni di Gallicano, Barga e Coreglia, quindi si completa un percorso che poi proseguirà anche nel 2016. Questo defibrillatore è posizionato all'esterno della palestra delle ex scuole medie di Gallicano. Abbiamo scelto questo luogo perché ci era stato chiesto dagli amici del cuore, che ringrazio, di trovare un luogo dove la comunità fosse presente durante tutto l'arco dell'anno, e la nostra palestra è utilizzata da tutte le associazioni sportive del comune, ma non solo. I nostri rioni preparano le loro sfilate all'interno di questa struttura, la Prologo organizza degli eventi qui all'interno, quindi questo luogo è frequentato sia dal bambino che dall'adulto che da persone di una certa età. L'Associazione Amici del Cuore Valle del Serchio sta preparando una mappa aggiornata di tutti i defibrillatori presenti nella valle.